Infatti, proprio io sono partito da questa domanda per un semplice motivo. Tu hai iniziato da parecchi anni a venire qua in Sì. Texas, è il tuo primo anno, quando è Tanto stato? tempo, dovrei andare a riguardare, mi sembra 2004 più o meno, che è stato uno dei primi anni che sono venuto qua, se non il primo anno, e mi sono innamorato subito, è stato un amore a prima vista, non solo per l'America, ma per il Texas, che per me ho girato diversi stati, sia a pesca sia per vacanza, tra virgolette, per me il Texas è un posto bellissimo, rispecchia moltissimo il mio modo di fare, il mio modo di essere, mi piace molto stare qua. Ecco, quando io vedo quella casa lì ogni volta che vengo qua, mi viene proprio in mente di dire io vorrei stare tutto l'anno, capito? Cioè lì è casa mia. Poi so che magari ci saranno dei momenti in cui mi stresserò e mi romperò le scatole perché non c'è nulla da fare, capito? Però sicuramente mi vedo più qua che in una città che abbiamo visitato oggi, capito? Certo. Quindi io mi sono subito innamorato di questo posto e ho cercato di ritornarci il più possibile. Ogni tanto, qualche anno ho dovuto saltare o per motivi economici, perché comunque è una bella spesuccia venire qua, oppure per i motivi del Covid, che sappiamo tutti, quindi hanno chiuso le frontiere, non siamo potuti venire. Però appena ho riaperto ho fatto di tutto per tornare qua. E sostanzialmente io, a parte il flusso di persone che è calato moltissimo, alla fine l'ho visto praticamente identico, come se niente. Collegandomi a questo, ti vorrei dire, chiedere anzi, come mai tu per tanti anni che vieni qua hai sempre utilizzato le guide? Allora, per una questione di tempo, che sembra una cosa banale e stupida, ma poi quando ci pensi, allora io stesso quando parlo di una cosa che non conosco, a volte vado di getto. Adesso sono più anziano, chiedo, un tempo andavo di getto, quindi che ne so, mi chiedevano perché quando vai a giocare a golf prendi un maestro e io gli dicevo ma che te ne fai del maestro a giocare a golf, sono già capace, vado a giocare a golf, no? E qua è la stessa cosa. La guida ti serve perché ti fa perdere meno tempo possibile. Se tu avessi un mese o 2 mesi di tempo, allora la guida potrebbe anche non servirti. Ma nel momento in cui tu hai 5 giorni di pesca, se tu arrivi qua e ti noleggi una barca, se te la noleggiano, oppure ti prendi uno che affitta barche, se te l'affitta, nel momento in cui tu entri in acqua, devi studiare il posto. Magari ci metti, se sei bravo bravo, metti che ci metti 2 o 3 giorni a capire il pattern, no? O sei fortunato e dici ok, il pattern l'ho trovato, il pesce mangia sulle punte, il pesce mangia qui, mangia là, perché sei esperto, perché conosci il posto, perché conosci i laghi americani, quindi conosci il comportamento del pesce nei laghi americani, o altrimenti tu perdi una marea di tempo, veramente una marea di tempo. E invece con la guida vai a botta sicura. Cioè tu arrivi e la guida ti dice mangia sulle punte, con quell'esca, con quell'altra esca, vai a pesca e inizi subito a entrare in ritmo. Poi subito vuol dire magari un paio di giorni, oppure un giorno, di solito è un giorno. Il primo giorno è sempre quello un po' che devi capire un po' che aria tira. Poi dal secondo giorno in poi, piano piano, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, fino ad arrivare giovedì, venerdì, che sono i giorni in cui tu hai il ritmo migliore. E questo qua, non a caso, è proprio il momento in cui tu inizi a prendere i pesci grossi. Cioè inizi a prendere i pesci grossi quando? Giovedì, venerdì. Quando ti sei abituato, uno, al fuso orario, due, alla guida, e tre, a come mangia il pesce, dove mangia e agli spot cui la guida ti porta tutti i giorni, no? Inoltre, anche un lago non è facile da navigare, anzi per Assolutamente. nulla. Ho Zero. trovato un lago diverso totalmente dai nostri laghi italiani, non per quanto riguarda le ambientazioni, perché comunque sulle rive molte volte ritroviamo dei laghi molto simili ai nostri. Certo. Cambia di continuo perché è un lago molto Una particolare, diga, è quindi una diga, quando ma aprono poi la diga scende l'acqua, poi risale. Troviamo magari il canneto, troviamo invece l'erbaio Certo. con l'erba esposta proprio da rana, troviamo pali, ma quello Chiaro. che ho trovato è che c'è un sentiero di navigazione segnato da delle boe galleggianti, Certo. che Boat bot lane si chiama. Certo. lanes, che bisogna assolutamente seguire perché ci sono dei tronchi in mezzo, quindi è facile urtare, è facile fare dei danni mostruosi alla barca e al È motore. facile farsi male. Farsi malissimo, anche perché qua viaggiano veramente veloci, perché essendo americani non tirano mai indietro la manetta o Esatto. l'acceleratore, e per assurdo è sull'ecoscandaglio, sul GPS, mostrato su tutte le guide con cui sono stato in questi giorni qua, sempre l'avviso warning e danger. Esatto. Questa cosa che mi sono accorto, ho detto ok, non è un lago da principianti, ma neanche da esperti come me, come Esatto. navigatore, ma perché non lo conosco, dovrei Esatto. starci qua 2 mesi, 3 mesi, tutti i giorni per capire cos'è. Certo.
Io stesso, che tanto tempo che vengo, vedo, ho imparato come fanno le guide, cioè le guide partono dalla riva fino alla bot lane, molto lenti, al minimissimo, sempre pronti con la manetta del motore, perché appena il motore d'elica può toccare un tronco, mettono subito in folle, perché il motore si spegne, no? Quindi subito metto in folle per poi ripartire. E quando poi sono sulla bot lane, seguendo le boe bianche, nessun problema, però con attenzione, perché ogni tanto questi legni sommersi si staccano dal fondo e li trovi galleggiare. Quindi anche sulla bot lane devi stare molto molto attento. La bot lane sono tante piccole boette in mezzo al lago che si vedono e che tu devi seguire queste boe. Praticamente immaginatevi in mezzo al lago queste boe che vanno a zig zag. Esatto, un percorso che noi dobbiamo seguire. Obbligatoriamente, obbligatoriamente. Esatto, obbligatoriamente dobbiamo seguirlo per andare a navigare in sicurezza. Ogni volta che si esce dalla bot lane si va piano, al minimo andando verso lo spot dove vuoi, e lì diciamo che sei in safe zone in teoria, ok? Tra virgolette, però devi sempre andare volta, molto piano. Qualche volta l'abbiamo prese delle pacche, e la guida stessa va sopra i tronchi e che fa questi movimenti strani che sembra che stiano distruggendo la barca, ok? Poi un'altra cosa che ho notato, perché inerente al fatto che non, perché si prende una guida qua, perché ci sono dei noleggi barche con imbarcazioni in alluminio, ma non noleggiano gli stranieri. Certo. Quindi l'altro problema è questo. È un discorso assicurativo. Ok, sono dilaniate. Esatto. Sono, le abbiamo viste, sono veramente usate. Sono certo. Completamente. L'unico modo è o prendere una guida o farti affittare una barca da un pescatore. Privato, da un privato. Che fa da driver, cioè che ti guida durante i giorni, che è quello che si fa di solito quando si vengono a fare qua le gare in America e si va a provare, no? Quindi questo è un po' il motivo per cui si prende una guida. Costa tantissimi soldi, l'80% delle spese che tu hai qua è la guida. La guida. Quindi veramente tantissimo. Se tu vieni a fare un viaggio da solo in America non è così cara come sembra. No. E quando ci metti una guida costa veramente tanto. Domanda successiva inerente sempre a questo è il fatto: come mai scegli una guida e non scegli un professionista? No, allora, il professionista è un professionista, quindi è un garista, angler. Esatto, è un garista, e il garista ha una mentalità differente dalla guida. Il garista è uno che, oltre a dover arrivare a un risultato suo personale, in questo caso deve farti arrivare anche a un risultato tuo. Il problema è che molte volte mischiano il tuo con loro, cioè nel senso che se nella barca lui prende un pesce è come se l'avessi preso anche tu, cosa che non è assolutamente vera. Inoltre il garista magari ti sfrutta per venire a provare, cioè lui ha una gara al fork, approfitta dei tuoi soldi per venire a provare gratis e intanto prova, provando deve pescare. Quindi io tutti i tournament angler che ho avuto come guida, molto bravi, bravissimi, impari tante cose ma bucano un sacco di pesci. La guida buona qua al fork è quella che ti fa vedere alla mattina il pesce dove sta, come mangia, magari ti prende anche un paio di pesci, poi te li fa prendere a te. Queste sono le guide brave, ti insegnano comunque qualcosa, ma non sono tournament angler perché non hanno questo interesse, capito? Non hanno l'interesse di dover per forza farti bucare un pesce perché loro devono provare, ma lo fanno perché ti vogliono far divertire, vogliono che torni ed arrivare a un risultato. Quindi io ho visto tantissime guide molto brave qua al fork che sono ottimi tournament angler, però ho visto molti pesci in mano a loro e poco ai loro clienti. Mentre invece le guide giuste sono quelle che fanno le foto dei loro clienti con i pescioni e sono felici, no? Certo. Quindi è molto importante. L'altra cosa importante è sapere che quando si viene qua non si prende tanto pesce. Sì. Giusto? Sì, sì, è vero. Perché vero. Molte persone, molti ragazzi, quando vengono con te, magari si aspettano di fare 60, 70, so. 50 o 30 pesci. Lo so. Che cos'è che deve aspettarsi da questo viaggio? Allora, io lo dico sempre, mi sono divertito di più in Italia, tante volte a pesca, in particolare in Sardegna, piuttosto che in America, come numero di pesce, ok? Il numero di pesce qua è totalmente volubile in base al clima. Il clima è la chiave di qualsiasi viaggio di pesca. Dalla mia esperienza, in tutti i posti in cui sono andato a pesca, in Italia, in Europa e in America, il clima è quello che ti dice se tu prenderai pesce o non lo prenderai. Poi è ovvio che ci sono dei momenti in cui tu hai un clima perfetto, ma il tuo modo di pescare non è in quel momento lì giusto e quindi fai fatica. Però gli altri prendono, quindi in generale tu devi capire quando stai facendo qualcosa di buono o quando è colpa del tempo.
Quindi uno qua si deve aspettare intanto un'esperienza fantastica, cioè che è quella di passare una settimana dove si parla solo ed esclusivamente di pesca, si pensa solo ed esclusivamente di pesca, tutte le persone che tu hai intorno parlano solo di pesca, non parlano di nient'altro. Due, tutto quello che impari dalle guide americane, che comunque ti insegnano tanti piccoli trucchetti da portarti a casa. Poi in Italia io ho imparato tantissimo dalle guide americane, soprattutto dalla lettura dell'acqua. Le esche, nì, però la lettura dell'acqua e come andare ad approcciare uno spot in base alle condizioni del tempo, questo l'ho imparato sicuramente in America vivendo per moltissimi anni. E l'altro, quello che uno si deve aspettare è che in un posto come questo, e dico in un posto come questo, cioè il Lake Fork, dove ci sono tantissimi pesci trofeo, ogni lancio che tu fai può essere quello che ti dà il pesce della vita. Loro qua lo dicono sempre: every cast you can be a hero. Quindi ogni lancio che fai puoi diventare un eroe. Ed è esattamente così. Ci sono state giornate in cui c'era una piatta mortale, hai visto una mangiata, era un pesce gigante che in Italia non avevi neanche mai lontanamente visto, ok? Quindi questo è sicuramente sul lato dedicato alla pesca il primo focus, quindi prendere un pesce che non ho mai preso neanche lontanamente o semplicemente attaccarlo, cioè avercelo in canna, ok? Poi che lo slammi, lo prendi, non lo prendi, questa è un'altra cosa. Anche però, vederlo, anche vederlo, perché non abbiamo fatto, però non abbiamo ancora finito per quanto riguarda gli ultimi tre che siamo rimasti prima di andare al Classic, gli altri tre ragazzi che sono tornati, no, magari dei pesci veramente giganti non li hanno presi, ma li hanno visti delle cose enormi. L'altra cosa importante che secondo me la gente deve capire è che non viene qua a fare una mattanza e a trovare dei pesci iper cattivi, però delle finestre. Esattamente. Cioè non può pretendere di venire qua e lanciare delle swim bait o dei top water giganteschi. Magari c'è il momento, ma non deve aspettarsi che come entra dentro è un bombardamento. Esatto. Dipende sempre dal clima e dipende sempre dal momento. Dalla pressione di pesca. Questi vedono tantissime esche per starli. Il lago è molto più piccolo di quello che si pensa. Come lago americano è molto piccolo, come lago italiano è grande, però come lago americano è un lago piccolo, quindi ha molte barche, molta pressione di pesca, i pesci vedono continuamente sempre le solite esche. E molta gente che li viene a bombardare quotidianamente, in particolare le guide. Quindi è un lago che ha molta pressione di pesca, di pesci ce n'è tanto, e nei momenti in cui si attiva ti accorgi veramente la potenzialità del posto. Puoi anche fare 30 pesci al giorno, ma sono più le volte che ne fai 10 che le volte che ne fai 30. E ovviamente per quanto riguarda le dimensioni, lì puoi variare appunto dal tempo. Ci sono le giornate in cui puoi fare 25 pesci da 1,5 kg e giornate che fai 3 pesci grossi così e un pesce grosso. Però in generale, stando qua 5 giorni, becchi sia la giornata dove vedi due poche mangiate pesci grossi, sia la giornata in cui li prendi tanti. Dipende dalla guida. Ci sono guide che ti portano a prendere tanti pesci per divertimento, alcune guide che sono focalizzate solo e esclusivamente per il pesce grosso. Noi quando veniamo qua facciamo un po' e un po'. Prendiamo una guida che va solo sul pesce grosso, una guida che fa un po' e un po', e poi durante la settimana cerchi di adeguarti, di trovare la chiave. Basta. Ultimissima domanda, vai. Quante ore dura l'orario di pesca? 8 ore con l'orologio in mano. Ed è veramente così. Anzi, a volte vanno a casa anche 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, perché sono stanchi, sono vecchi, eccetera. Poi dipende un po' dalla guida che trovi. Ci sono alcune guide che sono un pochino più malleabili, soprattutto quelle giovani, che fanno anche più ore in acqua perché si vogliono far conoscere e vogliono che tu porti il risultato nel più breve tempo possibile e torni spesso. Le guide vecchie, quelle che invece hanno tante ore sulle spalle, orologio in mano, 8 ore orologio in mano. Considera che loro fanno anche il half trip, quindi fanno anche mezza giornata, non essere obbligato a fare un giorno intero, non conviene, però sì. E fanno anche i night trip, quindi i viaggi notturni, che in questo posto rendono moltissimo. A me non piace tanto perché mi piace prendere sì un pesce grosso, però poi avere un bel ricordo di una bella foto anche con l'ambiente dietro, mentre invece night trip vedi solamente tutto nero lo sfondo, un bel pesce in mano e finisce un po' tutto. Però ti garantisco che la notte dà pesci veramente importanti, perché con la pressione di pesca che c'è di giorno, di notte abbiamo questo gap. Ti ho convinto? Bene. Ti sei divertito? Sì. Probabilmente anche i ragazzi a casa hanno un'idea un pochino più chiara di tutto. Io ed Harry qui dal Lake Fork, Texas, vi salutiamo e vi auguriamo un grandissimo in bocca al bass. Ciao amici!